Eccolo qua, amici di Giacomo, vi presentiamo il nuovo comandante dei pompieri di Giacomo. Siamo proprio in caserma e si sente ovviamente operativi davanti ai mezzi dei pompieri. Luigi Giudice, buongiorno innanzitutto comandante, campano di Caserta, mi diceva, Giacomo da pochissimi giorni. La prima impressione? Molto positiva, nel senso di una gran bella città, di un gran bel comando che soddisfa le mie aspettative. Quindi ringrazio anche la mia amministrazione di avermi dato la possibilità di stare in questa provincia. Ecco, che cosa ha già avuto modo di vedere, comandante, e quali sono magari appunto le linee operative, dove intende ovviamente muoversi in questo comando di Como, che ha fatto passi in avanti, va detto, negli ultimi anni? Il comando di Como è certamente cresciuto, ha una grandissima tradizione nella quale io tenterò di inserirmi ed eventualmente introdurre i miglioramenti che poi sono quelli dettati dal Dipartimento. Sono stato, come dicevo, accolto molto bene, ho intenzione di stare bene insieme agli uomini che ho l'onore di dirigere, che ho visto hanno una grandissima preparazione dal punto di vista operativo, ma devo dire che anche la componente amministrativa mi ha dimostrato di essere estremamente preparata, quindi un bel comando nel quale si può svolgere un buon lavoro. Ecco, siamo davanti ad alcuni dei vostri mezzi più operativi, no? Che vediamo spesso in giro nella strada. Va detto che anche da questo punto di vista il comando di Como è abbastanza al passo coi tempi, anzi decisamente, se non sbaglio, comandante, giusto? Assolutamente al passo con i tempi, deve garantire la sicurezza su un territorio variegato, un territorio ricco di attività imprenditoriali, commerciali, ma con una certa complessità orografica. Quindi... Ecco, esatto, questo fosse vero, un problema, però in effetti non è facile arrivare da tutte le parti subito, no? con i vostri mezzi, per come è fatta la provincia di Como. Una provincia estesa, una provincia popolata, come dicevo, una provincia con delle peculiarità orografiche, costituita dai monti, costituita dal lago, e quindi però c'è una tradizione estremamente ben radicata di ottima operatività, quindi le squadre sono estremamente preparate e operano con assoluta professionalità per la sicurezza della provincia, della popolazione della provincia. Beh, detto questo, allora per il momento le auguriamo buon lavoro, comandante, a presto, ovviamente arrivederci a presto, buon lavoro a lei e a tutti i suoi uomini, chiaramente. Grazie a voi per la possibilità che mi è stata data.